A distanza di oltre 8 anni dal sisma che ha colpito duramente il centro Italia, lasciando profonde cicatrici nei territori coinvolti, la ricostruzione continua a essere al centro dell'attenzione. Il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, Vincenzo Rivera, ha fatto il punto sugli interventi in corso, sottolineando l'importanza dei progressi fatti sia sul fronte pubblico che su quello privato. Nel Teramano sono stati diversi cantieri avviati o che stanno per partire, in particolare gli interventi legati alla ricostruzione pubblica, che porteranno nei prossimi anni un'importante riqualificazione e rilancio di diverse aree della città. Facciamo la premessa, l'USR coordina circa 800 interventi pubblici per oltre 800 milioni di euro complessivamente. È anche stazione appaltante di alcuni interventi, si è molto parlato della prefettura ultimamente, noi eravamo pronti già ai lavori, sapete bene come sono andate le cose, poi abbiamo dovuto utilizzare l'immobile individuato come sede provvisoria della prefettura per alloggiare gli studenti che sono, diciamo, sono fuoriusciti dal Melchiorre Delfico per le cose che si conoscono. È un appalto da oltre 11 milioni di euro. È in addirittura d'arrivo Regina Margherita, per le quali faremo la negoziata a brevissimo. Stiamo attendendo l'ultime nulla osta, ma abbiamo fatto già la conferenza di servizi. Abbiamo già ottenuto le maggiori risorse richieste al commissario per il carico materiali e quindi anche lì è un appalto da oltre 11 milioni di euro per i quali siamo prontissimi. Altra importante opera riguarda la ricostruzione della scuola Gemma Marconi, che potrà ospitare 60 bambini da 0 a 6 anni. Su Gemma Marconi ricordo che la programmazione iniziale fatta dalla struttura commissariale prevedeva poco più di 800 mila euro. Siamo arrivati attraverso l'analisi dell'intervento, la inadeguatezza della struttura che non poteva essere rigenerata o ristrutturata o migliorata sismicamente, quindi adesso andiamo alla demolizione e ricostruzione, a oltre 2 milioni e 8 di contributo per i quali i lavori sono stati consegnati e il cantiere è in corso. In questi ultimi mesi, tra l'altro anche per quanto riguarda gli edifici scolastici di Teramo, è stata avviata la Savini, la San Giuseppe e anche il Braga. San Giuseppe sono i lavori in corso, Savini abbiamo fatto la conferenza di servizi, stiamo aspettando che il commissario ci dia i maggiori oneri, il Braga abbiamo anche ottenuto i maggiori oneri e stiamo praticamente partendo anche lì con il cantiere. Quindi insomma questo è diciamo, un volo d'uccello sulla ricostruzione pubblica che, come potete vedere, anche camminando a piedi per Teramo è piena di cantieri anche.